la prossima telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno Claudio. Claudio, buongiorno. Allora, io non riesco a capire perché su qualsiasi legge o emendamento, sia del comune, sia della regione, sia dello Stato italiano, per quanto riguarda gli extracomunitari, lei deve dire la sua come se la sua parola sia un credo e gli altri un nulla. Io come semplice cittadino sono stufo di sentire queste sue argomentazioni a favore degli extracomunitari, anche perché la maggioranza degli italiani non li vuole e dove ci tolgono dalle nostre tasche, ripeto, dalle nostre tasche 5-6 miliardi che si potrebbe utilizzare verso i 5-6 milioni di nostri poveri. Auguri. Chiaro, grazie, auguri anche a lei Claudio. Allora, una telefonata natalizia, devo dire, è veramente sempre molto cortese, sempre molto disponibile, come dire, speriamo che non inizi la schiera degli insulti anche oggi, ecco, non vi sono abituato naturalmente, però diciamo. No, cosa vuole che le dica? Non è che posso risponderle. Lo diciamo subito, non le piace, non le piace e basta, cosa vuole che le dica? Dopodiché viva nel mondo che vuole, viva anche fuori dal mondo, per carità, perché poi come dire, quello che ho cercato di spiegare e di dire prima è che i fenomeni esistono, i cambiamenti storici avvengono, noi non abbiamo la scelta, a meno che, ripeto, poi non vogliamo fare appunto delle scelte personali, che ovviamente sono legittime, ma certo, sono sicuramente un po' bizzarre, diciamo di ignorarli. Possiamo, dal punto di vista sociale e politico, possiamo solo scegliere come gestirli. Noi cerchiamo di gestirli al meglio. Sì, buongiorno, volevo un attimino intervenire con dottor Schiavone, sì, in riferimento alla domanda, alla domanda precedente, no? Sì. Lui si è sentito subito attaccato e offeso per questi episodi che non erano per gli extracomunitari, no? In effetti. Mi sentite? Sì. Mi sentite? Sì, ecco. Sì, la sentiamo. Ecco, allora io, inutile che una persona venga in televisione e si senta attaccata, non è un attacco così violento, è un dato di fatto. È un dato di fatto che si spendono dei milioni per delle persone che comunque io non sono razzista, per amore di cielo, se ci mancherebbe, però si deve pensare prima alle persone che vivono a Trieste per gli italiani e poi lei mi fa sorridere, se vuole ridere rida, lei non può essere è chiaro, si sorprende quando una persona fa un'osservazione, è un dato di fatto. Io sono cattolico come lei, si immagini, io sono cattolico come lei, però non posso pensare di avere magari dei figli che non hanno da mangiare per dare dei soldi purtroppo a degli extracomunitari. Lei si è offeso direttamente e si è sentito attaccato, non è un attacco che si fa a lei come persona, per l'amor del cielo, ma è semplicemente un riferimento a un dato di fatto. Quei soldi andrebbero dati alle persone italiane, triestine, eccetera, eccetera. Poi se c'è un disavanzo, per l'amor del cielo. Però la persona che lei ha parlato prima con lei, va bene? E lei si è sentito subito attaccato, mi sembra ancora stupida da fare, anche perché siamo sopra le feste, quindi cerchiamo di vedere le cose da un altro punto di vista. Nessuno attacca il signor Schiavone e tutto quello che ha fatto, che fa lui e so quello che fa. Però purtroppo queste spese. Cioè si concentra, è chiaro, su quello che ritiene è un dato di fatto. Essere un problema. Questo è qui il discorso. Io, per l'amor di cielo, io non conosco personalmente il dottor Schiavone, so che fa delle cose buonissime, per l'amor di cielo. Però tante volte si poteva un attimino vedere di soddisfare o di mettere a proprio agio le persone nostre, cioè noi italiani, noi triestini. Poi ho 100, 80 ho speso per i triestini, per gli italiani 20 giornalisti comunitari, capisce? Questo è il discorso. Vi auguro comunque un buon Natale, un sereno Natale e se ne di meno perché non vale la pena, capisce? Di razza, di suolo, di etnia e di quant'altro, ma sulla base della condizione delle persone. Quindi o i diritti sono universali o non sono, e fra i diritti universali c'è il diritto di asilo, che tra l'altro appunto, come lei sa, è previsto nella nostra Costituzione. Ogni tentativo di dire prima noi in realtà è il razzismo moderno. Il razzismo moderno è questo, cioè non è più, perché non è più, diciamo, dicibile, anche se rimane nella profondità probabilmente dell'animo di molte persone, non è più dicibile il razzismo biologico differenzialista. Il razzismo di oggi è il razzismo dell'esclusione. Quindi dire io non sono razzista, però mi occupo, no, dei diritti fondamentali delle persone se c'è un disavanzo, e questo è il razzismo moderno, esattamente questo, no? Nella forma inedita che oggi noi non vogliamo riconoscere, ma nella quale riemerge. Come si fa, tra l'altro, a
oltre che per questi valori, come si fa a pensare di avere una, diciamo, un'impostazione anche politica, sociale, culturale di questo tipo nella società globalizzata, in cui qualsiasi cosa è interconnesso, in cui la nostra economia dipende dall'economia degli altri, in cui tutto viene, tutto è globalizzato, connesso in maniera inestricabile sul piano sociale, sul piano culturale, sul piano economico, e le politiche, se possono essere efficaci, devono essere politiche sempre globali, e quando non ci sono abbiamo appunto i problemi che abbiamo. Ecco, come si fa oggi a pensare a una specie di società medievale, ma no, dell'alto medioevo, perché già quella del basso medioevo era, come dire, iniziava l'internazionalizzazione, no? Ma siamo veramente nel XXI secolo, e continuiamo a dire, no? Come dire, il prima noi, quando tra l'altro un noi indistinto e indefinito, perché diremo prima noi italiani, poi prima noi triestini, prima noi friulani, prima noi quelli di Servola, no? In una sorta di, diciamo, di così, quasi di psicosi collettiva, che infatti, e qui veramente chiudo, con un'espressione veramente interessantissima, il direttore del Censis qualche giorno fa, nel definire lo stato dell'Italia, in realtà, ha definito il problema dell'Italia il sovranismo psichico. Sovranismo psichico, ecco. Con una espressione elegante per dire che non siamo capaci di guardare il mondo, non siamo, e quindi, no, stiamo andando a una velocissima decadenza, no, a causa del sovranismo psichico. Questo è il nostro problema. Allora, abbiamo subito un'altra telefonata, la sentiamo immediatamente. Pronto, buongiorno. Signora Laura, buongiorno. Sono Malvina. Buongiorno Malvina. Io al signore che lei ha accanto pretendo le scuse per avermi dato della donna cattiva in diretta nell'ultima volta che si è presentato. Io non credo di essere una donna cattiva, sono una cattolica praticante, però sappia il signor Schiavone che tutti dobbiamo aiutarli. Ho vissuto 10 anni in collegio, nei collegi dove che le cose venivano insegnate appunto aiuto al povero, però sappia che prima dobbiamo aiutare i nostri concittadini, gli italiani. Ci sono anziani che vanno nelle immondizie e lei ha quella faccia che mi sta guardando. Io mi vergognerei di venire in televisione, mi vergognerei, mentre io vado a testa alta, perché io non sono una donna cattiva, sono un'italiana che pretendo che la mia patria mi tratti e tratti tutti gli italiani in un modo decoroso. Prima noi e poi gli altri. Questa non è carità cristiana, lo sappia bene. Arrivederci Laura, mi scusi. Grazie Malvina. Insomma, la signora Malvina si è sentita offesa dalle parole della volta scorsa, però appunto ribadisce questo suo concetto, no, di cui stavamo parlando ora. Cosa si sente di rispondere? Sì, a parte Malvina, che gli ho già risposto sulla base di quello che ho detto alla persona di prima. Io non ricordo la telefonata dell'altra volta, perché si figuri se posso ricordare, diciamo, ogni singolo piccolo avvenimento. Quello che posso dirle è che le rispondo come l'ho risposto alla persona di prima. Questo dividere le persone sulla base della carta d'identità, veramente non mi appartiene, e lo trovo molto triste. Tutto qua. Allora, Loredana scrive, ricordo al dottor Schiavone che i nostri connazionali, quando sono emigrati con tutte le carte in regola, venivano trattati come bestie, altro che albergo, telefonino, eccetera, eccetera. Insomma, quindi c'è anche qua un luogo comune, no? La distinzione tra quelli che sono stati nostri migranti e quelli che sono i migranti attuali. Beh sì, un grande luogo comune, perché innanzitutto bisogna forse ricordare, e appunto lo dimentichiamo, è utile comunque questa sua osservazione, che l'Italia ha prodotto il più grande numero di migranti, no, tra i paesi dell'Unione, tra i paesi dell'Europa, che si sono sparsi in tutto il mondo. Decine di milioni di persone, decine di milioni di italiani. Oggi saremmo considerati, no, un paese
che esporta i migranti economici, chissà cosa, appunto, no? Si penserebbe oggi dell'Italia, o meglio, si pensa a quello che si pensava una volta. Se lei prendesse appunto dei report sull'immigrazione italiana, per esempio negli Stati Uniti, ma non solo, no? E leggesse quello che veniva scritto e poi toglie i riferimenti, si accorgerebbe che sono le stesse frasi che oggi vengono dette o da noi, no, per i migranti che arrivano qui. Allora forse qualcosa la nostra storia ci dovrebbe insegnare effettivamente, però vedo che invece questo non avviene. Non avviene perché non è affatto vero che le condizioni oggi sono condizioni migliori, sono condizioni molto peggiori, ma molto peggiori. Innanzitutto le persone per arrivare qui non prendono, non fanno i viaggi di una volta, che erano comunque pesantissimi e rischiosi, fanno viaggi della morte. Non so se lei sia a presente che cosa vuol dire attraversare a piedi, non credo, il deserto, cosa vuol dire prendere la barca di uno scafista che ti ha depredato di tutto, naturalmente per metterti su una barchetta che sta per affondare verso il futuro ignoto. Cioè siamo di fronte a dei drammi planetari che questo sì forse caratterizzano in maniera nuova, molto molto più, più drammatica della nostra epoca. Tutti coloro che arrivano, tranne quelle poche situazioni fortunate, che arriva in maniera tranquilla, con un visto, con un ricongiungimento familiare, magari anche questa dopo infinite traversie burocratiche, ma solo burocratiche, in realtà tutte le persone che arrivano da noi sono persone sottoposte a traumi estremi. E questo forse noi non ce ne rendiamo conto, ma un numero crescente di persone, è chiaro che quando si ha a che fare con le persone ci se ne accorge, ha vissuto nella sua vita traumi estremi. E questo è chiaro che influisce anche sulla loro personalità, sulla loro capacità di adattamento e sul modo in cui concepiscono il futuro. E quando però ci si mette lì e si ascolta con queste situazioni, si pensa che avvenga per un caso solo. E a me è capitato, sono tanti per fortuna, brava gente che ha conosciuto qualcuno, questa persona gli ha raccontato, no, la sua storia le persone ne sono rimaste sconvolte e pensano che sia l'unica storia. Ma in realtà non è l'unica storia, è purtroppo la storia del nostro tempo, una storia, ripeto, tragica, alla quale dovremmo accostarci in punta di piedi e direi con molto rispetto e con molta memoria, appunto, di ciò che anche noi siamo stati. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Pronto? Sì, buongiorno. Eccola. Intanto volevo fare gli auguri a lei e a tutta la redazione. Grazie, auguri anche a lei, signora. Buone feste e che vada tutto bene il prossimo anno. E poi a me va il sangue in testa quando sento questo signore, quando sento questa frase che tanti di loro lo dicono spesso, che fanno il paragone degli immigrati italiani con questi di adesso. Allora, il signor Bascone, gli immigrati nostri, prima di far paragoni, allora praticamente sono partiti, intanto non hanno invaso nessun paese. Intanto questo, non hanno fatto nessuna invasione, sono partiti con documenti, tanti avevano già il lavoro fuori, tanti avevano già collegati col lavoro fuori e certificato medico, ha capito? Ecco, e dove andavano? Stavano comunque in quarantena per controllare per le malattie, per tante cose. Perciò non faccia questo paragone, perché mi va il sangue in testa. Mio papà e mia mamma dovevano andare in Australia e non sono andati perché mia mamma non ha detto una cosa che poteva andare, ma non ha informato e cosa. Certificato medico, passaporto, carta d'identità, tutto quanto. E col posto di lavoro, mio papà aveva già il posto di lavoro dall'altra parte, ha capito? E non sono potuti partire. Eccolo, perciò prima di fare i paragoni dai nostri emigranti, ha capito? E nessuno, non avevo nessuno il sussidio, ha capito? E non hanno invaso nessun paese. E guardi,
E cerco di stare calma perché sono stufa di sentirvi, sono stufa di se sempre questo paragone viene fuori. Sciacquatevi la bocca. Va bene, e signora, non abbiamo capito. Questo paragone. D'accordo. Mi scusi, signora, sa, ma va bene, va bene. Sì, abbiamo capito lo sfogo e via. Allora è stata molto chiara, insomma, la sua esposizione. Grazie. E auguri anche a lei. Allora, che cosa risponde alla signora? Ma rispondo con un altro suggerimento natalizio. Le consiglio l'acquisto, cioè si potrebbero acquistare tanti libri sull'immigrazione italiana per spiegare che le cose non sono andate come lei dice. Però ecco, siccome sono magari libri un po' pesanti, un po' di analisi, uno bello, devo dire, che è un romanzo, un romanzo storico, è il romanzo di Enrico De Aglio, Storia vera e terribile tra America e Sicilia, Sellerio editore, che l'anno scorso abbiamo premiato a Trieste nell'ambito del premio internazionale, certo, Marisa Giorgetti. È un libro molto bello in cui spiega molto bene come è avvenuta quell'emigrazione. Ha preso il caso, ovviamente un caso, no? Come fra tanti, dove erano finiti, no? I nostri emigranti, come hanno sostituito il lavoro schiavista che nel frattempo era terminato per legge negli Stati Uniti, e poi come, insomma, la conclusione tragica, per di più appunto a essere accusati di un delitto che non hanno commesso, insomma il solito meccanismo, diciamo, che si ripete anche oggi quando parliamo della criminalità degli stranieri. Quindi la prima è un consiglio, veramente penso sia molto importante per capire quello che realmente è stata la nostra emigrazione, anche quando è venuta tra l'altro in circostanze più facili, certo più facili perché c'era un fabbisogno da soddisfare, quindi non c'erano meno blocchi, c'erano meno freni, c'erano meno frontiere, c'erano appunto meno ostacoli. E non credo che il fatto che ci siano meno ostacoli sia di per sé però un aspetto eticamente, diciamo, che dà a qualcuno, no? Evidentemente una patente di maggiore nobiltà rispetto a qualcun altro. Ma c'è un punto fondamentale che lei dimentica, e cioè che la maggior parte delle persone di cui, anzi le persone di cui io mi occupo, non sono migranti economici, come invece esistono, per carità, in Italia, e arrivano e non sono assistiti da nessuno, perché questa è la classica favola metropolitana. Coloro che non sono rifugiati non hanno assistenza. Arrivano come migranti e hanno un percorso di inserimento se hanno una casa e un lavoro. Le persone di cui io mi occupo sono rifugiati, sono richiedenti asilo, cioè sono quelle persone che fuggono non per cambiare la propria vita legittimamente in meglio da una condizione di vita economica intollerabile, ma fuggono da condizioni di persecuzioni e di guerre. E sulla base del diritto internazionale, della Convenzione di Ginevra del 51, tutti gli altri accordi, ma soprattutto sulla base della nostra Costituzione, l'asilo è un diritto fondamentale. Perché quando i costituenti scrissero la Costituzione, vollero proprio inserire l'asilo fra i diritti fondamentali, perché molti di loro erano stati rifugiati all'estero, durante il fascismo, durante la dittatura, e quindi sapevano molto bene cosa voleva dire essere costretti ad andarsene, e quindi hanno previsto per esempio appunto l'asilo come diritto costituzionale. Il quadro è molto più complesso, signora, di questo, no? Diciamo, quindi è importante riflettere, ripeto, oggi viene fuori tante volte come questo paese che non rielabora la propria storia, non rielabora neanche appunto questa parte della propria storia, che è molto complessa, è molto, molto meno banale di quanto viene presentata. Allora, Sì, perché oggi la maggior parte dei rifugiati arriva da solo 5 paesi del mondo, la maggioranza, poi in realtà da tantissimi paesi, però paesi come l'Afghanistan, la Siria, la Somalia, l'Eritrea, sono paesi che da 10, 15, 20 anni sono tra i principali paesi da cui provengono i rifugiati. Sono tutti conflitti nei quali ci sono profonde responsabilità della comunità internazionale, nel non aver saputo agire o nell'aver agito in maniera sbagliata o nel, come dire, addirittura aver innescato molte volte per interessi contrapposti molte tensioni. E quindi il primo modo per difendere le persone è che non arrivino, è certo, che non arrivino nel senso che non siano costrette ad arrivare. Il primo modo è operare in maniera diversa per un efficace
equilibrio, no? E pacificazione della, delle problematiche internazionali per realizzare dei veri programmi di cooperazione allo sviluppo e di, e, nei paesi più poveri. La maggior parte di coloro che parlano e che sostengono appunto l'aiutiamoli a casa loro in realtà non lo fa. L'Italia è un paese che è andato diminuendo nel corso degli ultimi anni la sua già misera quota per gli interventi di cooperazione internazionale, non sempre infatti, no? Ma questo è un altro piano, no? per gli interventi nei paesi terzi, e addirittura siamo arrivati alla beffa, e cioè che una quota dei soldi dedicati alla cooperazione in realtà sono stati sottratti alla cooperazione per fare il contrasto all'immigrazione irregolare. Quindi il massimo della beffa per il contribuente, che pensava di contribuire per l'appunto ad aiutare le persone, no, in realtà aiuta il loro respingimento. Ora, quindi c'è una grande responsabilità. Io mi occupo di quello che avviene qui, certo. Però sono, voglio dire con molta forza che il primo grande problema è affrontare le crisi internazionali con un'ottica diversa, con un impegno internazionale dell'Italia che oggi non ha sostanzialmente, e con un'attenzione effettivamente alle relazioni soprattutto con alcuni paesi dai quali in realtà noi potremmo avere delle... Come dire, e non in questo caso non parlo dei paesi di origine dei rifugiati, ma con paesi invece di origine di molti dei migranti che arrivano in Italia, penso alla Tunisia, all'Egitto, alcuni paesi di questo tipo, con i quali l'Italia avrebbe tutto l'interesse a sviluppare delle relazioni economiche maggiori, delle relazioni culturali, ad avere quote di migranti che arrivano regolarmente, magari con un meccanismo anche ciclico, la possibilità di andare, ritornare, di studiare, no? Di aprire, no? delle aziende italiane anche nei paesi di origine, perché noi perdiamo una enorme serie di possibilità. Adesso lasciatemi che mi sposto veramente soltanto per un minuto su questo. La politica italiana è talmente chiusa, è talmente ideologica in questo momento, che diversamente da molti altri paesi europei, non riusciamo neppure a sfruttare le buone occasioni che derivano da un'immigrazione regolata, da un'immigrazione ordinata, e poi facciamo appunto quello che è successo una settimana fa, cioè che l'Italia non si è presentata al forum internazionale di Marrakesh e non ha firmato il Global Compact sulle immigrazioni insieme a l'Ungheria. Un piccolo paese dell'Europa orientale con una democrazia fragile, con un sistema sempre più autoritario al proprio interno, con procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea per appunto mancato rispetto dei diritti fondamentali degli ungheresi, no? Dove tra l'altro si cominciano le prime proteste, no? Dove abbiamo sentito anche in questi giorni, no? Esatto. Allora, queste sono diventati, no? Sembra un film, sì. un film di periferia, no? Però qualcuno avrebbe mai pensato che la politica italiana sarebbe arrivata così in basso, da uscire dal consesso internazionale? Perché è avvenuto? Perché quel Global Compact, che tra l'altro è un testo molto modesto, ma non è che abbiamo tempo di esaminarlo qui, aveva dei punti, sostanzialmente partiva da un presupposto, cioè che l'immigrazione è un fatto positivo. E quindi l'immigrazione regolare, organizzata, no? Con strumenti di gestione, però partiva dal presupposto che esiste, che non si può evitare e che è un potenziale fattore di sviluppo. Laura, volevo farvi gli auguri a lei e a tutta la redazione. Buongiorno. E anche un grande saluto a Enrico, che vogliamo che torni presto. Enrico, volevo dire alla signora Luisa ha risposto maleducato proprio. Perché non è una risposta giusta quella che ha dato la signora Luisa, e anche la signora che ha chiamato prima, che ha detto che ha il sangue in testa. Sì, hanno ragione. Qua siamo stanchi, stufi di avere tutti questi immigrati, le paesi di immigrati, ma qua a Trieste non possiamo più andare in giro per la nostra città, non possiamo più andare in giro, ci danno fastidio alle donne, danno fastidio a tutti, e lo dico anche per esperienza. E poi, tanto che parla di immigrati, sa quanti triestini che hanno bisogno di aiuto?
Noi 15 giorni fa con l'associazione abbiamo preparato coperte, stufette, io sono andata a comprare tante cose per una famiglia che ha 3 bambini piccoli, solo col freddo ho portato, abbiamo portato piumini, panettoni, di tutto e di più, perché non possono, è pieno di triestini. E non mi parli di immigrati che hanno tutti i telefonini ultimi usciti, sono vestiti tutti firmati, ma se vuole gli immigrati, se li porti a casa sua. Sì, sì, e se no, che lui sono a casa loro. Quale associazione, signora? Di quale associazione fa parte, chiedeva il nostro ospite. Forse sarebbe interessante sapere di quale associazione. Non glielo dico. Non glielo dice, forse non meglio, infatti forse sarebbe meglio non saperlo. Ok, allora ci dispiace insomma di questo piccolo scontro in diretta, comunque insomma tornano... È importantissimo, nel senso che noi cerchiamo di investire tutta l'attività su questo, non solo per i corsi che stiamo facendo, ma anche sul fatto che la scelta dell'accoglienza diffusa è la scelta, diciamo, per spingere per forza le relazioni sociali con il territorio e anche gli operatori. Noi abbiamo molti operatori, un numero diciamo anche più elevato della media nazionale, anche della alta media nazionale intendo dire, perché mediamente abbiamo un operatore sociale ogni 10 persone, 10-12 persone, poi a seconda delle composizioni o poi se sono famiglie o meno chiaramente. Lo scopo dell'operatore non è, certo, è anche quello di sorvegliare, guardare che tutto vada bene, che non ci siano problemi, che non ci siano, che la casa sia tenuta, risolvere i conflitti, eccetera, eccetera. Ma soprattutto la quotidianità. Ma lo scopo dell'operatore sociale è quello di seguire, come dire, il progetto di vita della persona e accompagnarlo nel cambiamento, perché i cambiamenti sono cambiamenti forti per qualcuno. No? Da un lato è vero che le persone che sono arrivate qui volevano arrivare qui, magari non a Trieste o magari neanche in Italia, però volevano arrivare, diciamo, qui, quindi sapevano, no? Hanno un atteggiamento positivo nei confronti del nostro mondo, perché sennò perché era quello che volevano raggiungere. Dall'altro però è vero che le condizioni di partenza molte volte sono effettivamente incredibili. Leggo qualcuno, allora Tiziano invita a non paragonare l'esodo istriano con i nuovi migranti, nuovamente dice porta la testimonianza della nonna, non riesco a leggere tutto, però aveva case e terreni fuori, tutto perduto, la nonna, il nonno, lo zio e la mamma sono stati 10 anni in campo profughi in una baracca di 10 metri quadri. Nessuno li ha aiutati o dato appartamenti, neanche insomma l'Unione degli Istriani, e invece a questi nuovi migranti danno tutto, insomma, in sostanza. Questa è la protesta di Tiziano. Mentre Katia, la mia coetanea, scrive: volevo chiedere a Schiavone che cosa ne pensa dell'astensione dell'Italia alle Nazioni Unite per il voto sul Global Act riguardante nuove linee guida sull'immigrazione nel mondo. Grazie per tutto quello che fate con l'ICS, ASGI, auguri a tutti. Che sia un Natale di accoglienza e amore, grazie a Katia, a Caterina, insomma, sì. Questa è la mail. Ma la risposta da quella di prima, ho già risposto, aggiungo solo una cosa, che la maggior parte delle persone pensa che l'accoglienza sia una sorta di vitalizio, oppure cercano le fantasie più incredibili. Sì. In realtà è un periodo di aiuto all'inserimento nella nuova società, un periodo anche molto 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 breve, devo dire la verità. Le persone che abbiamo in accoglienza nell'arco diciamo di meno di 2 anni tendenzialmente devono appunto imparare la nuova lingua, devono imparare un nuovo mestiere, devono trovare buone relazioni sociali sul territorio, devono trovare una casa, devono trovare un lavoro. Allora vorrei sapere se vi sembra un compito facile. Ecco, questo è quindi siamo a percorsi a tappe forzate, dove non, ahimè, non si regala proprio nulla. Per cui dovrebbe fargli le scuse per come si è comportato. Malvina, forse. Perché è veramente molto maleducato. Primo. E secondo, volevo chiederle una domanda, vediamo cosa mi risponde. Quanti soldi prende anche lui per l'emigrazione? Perché tutte le persone sono così per l'emigrazione. Mi creda, non sono tutte perché hanno opere di carità, la maggior parte guadagnano dei bei soldini e usano l'emigrazione
per soldi, scaricandola sulle spalle degli italiani. Per cui questa domanda volevo farle e io vorrei vedere se le dà le scuse alla signora Luisa, perché non gliele ha ancora date. Ha mangiato la frittata a modo suo e non gli ha ancora chiesto scusa. La signora Luisa va sempre a messa ed è una persona molto seria e molto cattolica, per cui anch'io vorrei che lui le facesse le sue scuse. Grazie, arrivederci. Grazie Cinzia e buona giornata. Allora, come replica la signora Cinzia che aveva telefonato all'inizio della nostra trasmissione, di questa seconda parte perlomeno di questa trasmissione? Che non ho nessuna scusa da fare, casomai ho risposto come ritenevo di dover rispondere, e quindi se lei non è soddisfatta, o la signora di qui sopra non è soddisfatta, così sarà, non ho altro da aggiungere. Dopodiché mi piacerebbe sapere se lei chiede anche alle altre persone che vengono qui, magari politici di un certo tipo, quanto guadagnano, ma poi, o forse quanto guadagna lei, non lo so, eccetera. Io posso dirle che magari la prossima volta, la porto, sì, la busta paga, perché forse può fare abbastanza impressione, penso che faccia abbastanza impressione, sì. La mia busta paga da impiegato, praticamente più o meno il livello è quello, nonostante io sia responsabile di una struttura con più di 150 persone che vi lavorano e di responsabilità legali molto, molto profonde, ma questa è la scelta di vita che ho fatto e va bene così. Per qualcuno sono matto, vabbè. E quindi sì, magari la prossima volta potrebbe essere una buona idea. Va bene, allora l'attendiamo la prossima volta anche con la busta paga, per così soddisfare questa curiosità della nostra telespettatrice e di altri telespettatori che le avevano chiesto anche in precedenza.